Dark Andrew's Cooking Show. Dark Andrew's Cooking Show. Con il Cooking Show. Dark Andrew's Cooking Show. Io direi, chiederei gentilmente alla nostra valletta di oggi, che qui ci scipperanno di brutto. Guarda, c'è quella bellissima bottiglia di schiava. Di schiava? Di schiava, che... È diventata... Guardate quanto è sexy, no, tra l'altro, tanto altro, signori, come porta il vino. È dell'Alto Adige. È dell'Alto Adige. E ha... Beh, 12 gradi e mezzo. 12 gradi e mezzo. Cominciamo subito, no, con il botto. Bene, perfetto. Assolutamente. Cioè, oggi abbiamo, siccome ci dicono sempre, Andros, ci sono sempre le ragazze che vanno a prendere il vino. Oggi abbiamo una fior di ragazza che va a prendere il vino. Allora, a questo punto direi che possiamo aprire il vino. E voi, come ben saprete, il vino sul Dark Andrew's Cooking Show si apre in un solo modo. Alla cazzo di cane, seghiamo la bottiglia, ormai lo sapete come si apre il vino. Perché noi ce ne intendiamo di seghe. Lo so! Voglio dire, allora, prendiamo... Voglio creare imbarazzi! No, per carità di Dio, allora prendiamo il nostro cavatappi e lo apriamo. È già sobrio. Un po' dura, questa bottiglia. Vediamo. Di solito si dice sa di prugna, eccetera. Io l'ho sentito come odore, dico, questo qui ti stende. Facciamolo, giriamolo un attimo. Girare e gira, Sento dell'uva passa. Ricordatevi di brindare, perché sennò finisce come con Valeria. Ma non lo sa questa cosa, tipo sento odore di muschio? Ma infatti non si sa. Sento odore di muschio? Beviamo di nuovo. Questa è la puntata della sbronza. Lui con me non vuole brindare comunque. Cioè, proprio ha deciso così. Ma io lo assaggerei a questo punto, questo è vero. Project. Dai, è buono. È buonissimo. Perfetto, allora a questo punto io chiederei gentilmente alla nostra Erika di tagliare la mozzarella a cubetti. Abbiamo una mozzarella, ve l'abbiamo fatta vedere buffa, prima. Oligo minerale naturale, slarga le vene, fa pisciare bene. È una bufala o è? No, è una mozzarella di latte vaccino. Quindi prendi la mozzarella, adesso poi lo farai tu. Questo qui, te lo faccio vedere prima, però poi lo fai tu. Ecco, quindi prendi, metti il coltello, guarda, vieni qui con la manina, ecco, mettiti qui. Facciamo una cosa erotica. Ecco, io ti prendo così, guarda che bello. Regia, gentilmente, se vuoi immortalare questo momento, ecco, prendi. Guarda come scende giù, non vedi? È magico. Puoi mettere la musica di Ghost. Questo. Tagliare la mozzarella con classe. Con classe. Ok, perfetto. Vedi? Guarda la che bello. Spesso 12 centimetri. Vieni a vedere anche tu. Sì, effettivamente, nel senso, un bistecche queste non sono... Sei laureata in taglia bufalodia? Assolutamente. Immaginavo. Inizio a biaccare tantissimo. A me inizio veramente a tagliare le gambe in una... Mi sento tipo volare. Esatto, questo è il momento criptico. Allora, ragazzi, signori, guardate Edi come taglia la mozzarella. Che ho detto io. Ma veramente, come si chiama questa tecnica? Lo scazzo. Lo scazzo. Non lo sciazzo, lo scazzo. Qui sembra che è stata tagliata per il largo. Ma veramente, sembra che sia stata tagliata per il largo. Guarda, si sta scubettando sul largo. Ma perché? Ma che cazzo è successo? Ma che cosa stai facendo? Ma perché? Ma cos'è questa cosa? Ma non è lei, allora, che si è spontaneamente divisa. No, non è che... No, allora, voi dovete sapere... Io ho detto tagliala a cubetti. Allora, guarda questo cos'è. Questi sono cubetti. Ti pare un cubetto? Guarda, questo è un cubetto. Sì, ma questo qui non è un cubetto. Quello lì è una giarda, non è un cubetto. È diverso. Cioè, nel senso... Guarda. Allora, il cubetto, lo prendi... Tu tagli l'effettivo, ecco, possibilmente non facendo la stronzata che ho appena fatto. Ah, vedi? Vedi, volevo, questo è un cubetto. Questo qui. Ma adesso è un triangolo, comunque. No, vabbè, però. Ma scusa, ma che cazzo di geometria? È un cubetto questo? No, non è un cubetto. Va bene, non è esattamente un cubetto. Ma quanto avete in geometria alle elementari? Due. In ogni caso. Ma tu in teoria di Pitagora lo sai o no? Cazzo, taglio, io so soltanto il teorema di Avogadro, va bene?
cazzo in culo può essere quadro? No, ma cosa c'entra? A parte che hai mischiato i due teoremi, per invece di Gaius A. Esatto, perché era il culo faccia cic-cac. Perfetto. Allora, gli amici di Sito Esaurito, che so che ci seguono, li salutiamo. Cos'è il seminetto? Ma te lo ricordi che bello era il seminetto? Sito Esaurito, io facevo le ore perché avevo una guardia. Comunque stiamo divagando. La cosa di divertente sta a vedere Erika che adesso berrà. E dalla seconda puntata scappierà il casino. Giusto che sia così. Non è sempre. Aspetta. Oh no, cosa vuole? Perché ti giri? Che cosa stai facendo? Cosa stai... Ah, vedi che non riesci neanche tu, però, eh? Non lo so. Oh, visto! Ho visto un broccolo che si muoveva. Non capisco come sia possibile questa cosa. Non ti preoccupare, mettete un pochino di sale. Ricordala questa cosa, che mai un pizzico nello stesso parola, perché sembra che il sale sia poco, in realtà poi non so mai un cazzo. Esatto, in realtà, cioè, non è che dovete fare così, però esatto, però insomma dovete andarci giù, sì, con una mano insomma, di un certo tipo. Tu sei brava con le mani, anche con i piedi. Dark Andros Cooking Show.